La storia, come anche Marcello ha già detto, la storia d'amore non è che finisca bene, cioè non c'è un lieto fine, anche se poi non voglio dire come si svolge, comunque non c'è un happy end. L'epilogo, secondo me, ha la funzione di un lieto fine, cioè nel senso che Alexandre Dumas, quando ricapitola tutta la vita del personaggio principale, pittore Jean-Luc Dagonnac, ci fa vedere che il pittore ha vissuto una vita piena, una vita in cui si è realizzato dal punto di vista umano e artistico. Il personaggio di Dagonnac è un personaggio leale, cavalleresco e integro. E diciamo, nella ricostruzione della sua vita fatta da Alexandre Dumas, vediamo che l'avventura romana che è alla base della sua storia ha forgiato il suo carattere e anche indirizzato la sua storia artistica. Quindi, in un certo senso, poter dire che i 40 anni di vita di Dagonnac raccontati, riassunti da Dumas sono una sorta, diciamo, di affermazione della pienezza della vita di Dagonnac. Allora, per me, dopo una storia che finisce non bene, trovo che era anche abbastanza interessante mettere una sorta di lieto fine che poi viene a colmare un vuoto. L'epilogo serve anche per chiudere il cerchio. Ogni personaggio inventato, dico, all'interno di questo epilogo ha la sua fine, si spiega quale vita ha fatto. Comunque vorrei anche dirla in maniera diversa, cioè nel senso che Dagonnac in questo epilogo, in questi suoi 40 anni, ha conosciuto tutti, cioè è stato con Byron nella guerra in Grecia, ha frequentato i salotti liberali con Stendhal, ha avuto una storia d'amore con George Sand, ha seguito Victor Hugo nel suo esilio in Inghilterra. In certo senso, se uno ci può scherzare sopra, non so se vi ricordate il film di Woody Allen, Zelig, in cui c'è il personaggio di Zelig che compare accanto a tutte le celebrità del tempo. In un certo senso, il nostro personaggio nei suoi 40 anni ha partecipato alla vita culturale dell'epoca ed è stato accanto a tutti quei personaggi, il che è verosimile e plausibile, perché Alexandre Dumas a sua volta ha conosciuto tutti, o almeno tutti hanno conosciuto Alexandre Dumas. E quindi diciamo che in questo riassunto della storia di Dagonnac è verosimile che abbia fatto parte e sia stato un personaggio dell'epoca romantica. Va bene così?